Ciao a tutti ragazzi, siamo su PSVR a 120 Hz, questo qui è Assetto Corsa, questa qui è un'altra auto di Formula 1, penso più recente di quella dell'ultimo gameplay, e quindi dovrebbe essere l'F138. Adesso volevo far vedere praticamente la differenza usando il Kinect appunto nei simulatori, il vantaggio che si poteva ottenere. Sto usando il controller della PS4, comunque quella anche quello dell'Xbox 360, e quindi sicuramente sarà ancora più difficile per me mantenere una guida stabile. Però volevo far vedere appunto qual è il vantaggio utilizzando il Kinect in questi simulatori. Non è fondamentale, però comunque dà qualcosa in più. Ad esempio, se uno si vuole avvicinare e guardare i dettagli del volante, o se no si vuole inclinare lateralmente, guardare i specchietti, fare questi spostamenti così, il Kinect ce lo permette. Come potete vedere posso notare benissimo le scritte del volante. Questi insomma sono i vantaggi che ci permette avendo il tracciamento della testa. Io sto giocando seduto, che per il Kinect insomma non è il massimo, sarebbe meglio in piedi, però ovviamente giocando in simulatore si è più comodi seduti. Quindi adesso farò un rapido giro e vi posso già dire che comunque, come al solito, la resa grafica è molto bella, molto dettagliato. Riesco a vedere perfettamente le scritte, vederlo è bellissimo come al solito, questo gioco rende veramente bene. Adesso farò un giro di prova e cercherò di non uscire di pista, quindi per farvi vedere insomma come già ho fatto la scorsa volta quanto rende questo gioco. Ok, vediamo, scusate che salvo un attimo questa impostazione. Da qui la levo, ok. Posso partire. No, cavolo. Perdonatemi, ma non sono proprio capace, quindi. Questo è solo per farvi vedere la resa grafica per voi che ancora non l'avete provato il PSVR, quindi sarete curiosi. Devo dire che è veramente difficile col controller non uscire di pista. Comunque ragazzi, se vi piacciono questi giochi, PS1 rende bene. Rende bene, ve lo consiglio. Basta solo capire come fare. Ascoltare i miei consigli, seguire le mie guide. E tutto è fattibile. Per me ne vale la pena. Sono persone che non sono convinte, pensano che i miei gameplay sono camuffati. C'è chi mi dice fammi vedere dalle lenti. Impossibile. Come faccio a fargli vedere
un gameplay così dalle lenti, è praticamente impossibile. Diciamo che io i simulatori mi piacciono, non sono proprio un amante, però questo è figo. Quindi ci tenevo a farvi un altro gameplay, anche se non sono bravo. Proprio farvi vedere il dettaglio, che comunque ne vale la pena. Ora io non ho altri visori per fare un confronto, però non mi interessano, insomma. E come si può vedere questo, mi va bene, e basta, mi avanza. Sto usando comunque tutti i dettagli ad ultra. Ovviamente io ho una 1080T, però comunque il PSVR viene a poche risorse. Cioè richiede praticamente poche risorse alla scheda video, quindi questo dettaglio è fattibilissimo anche con altre schede più di fascia economica, diciamo. Calcolate che sto giocando a una distanza di 90 cm dal Kinect, proprio vicinissimo sto, quindi comunque potrebbe avere i suoi problemi. Però wow. Laterale. Ok ragazzi, ci sentiamo sul gruppo alla prossima, grazie per aver visto il mio gameplay, per qualsiasi informazione contattatemi in privato o scrivete sul gruppo, grazie, alla prossima.